Adamo ed Eva, capitolo 3. Adamo ed Eva vivevano nel giardino di Eden. Dio e Gesù andavano a parlare con loro. Nel giardino vi erano molti alberi. Dio disse ad Adamo e ad Eva che potevano mangiare i frutti di tutti gli alberi, eccetto uno. Era l'albero del bene e del male. Se avessero mangiato il frutto di quest'albero, avrebbero saputo che cosa era buono e che cosa era cattivo, e avrebbero dovuto lasciare il giardino di Eden. Se non ne avessero mangiato, sarebbero potuti rimanere per sempre nel giardino di Eden. Dio disse che loro potevano scegliere. Un giorno, Satana venne nel giardino di Eden. Egli disse ad Eva che doveva mangiare il frutto dell'albero del bene e del male. Eva rispose che Dio aveva detto a lei e ad Adamo di non mangiarne. Satana disse che il frutto era molto buono e che esso l'avrebbe resa saggia. Lei avrebbe conosciuto il bene e il male. Eva allora volle mangiare il frutto. Eva disse ad Adamo che aveva mangiato il frutto. Lei avrebbe dovuto lasciare il giardino. Diede ad Adamo il frutto ed anche Adamo lo mangiò. Dio venne a vedere Adamo ed Eva. Essi non avevano obbedito a Dio, erano impauriti, perciò corsero a nascondersi. Dio parlò ad Adamo e ad Eva, chiese loro se avessero mangiato il frutto dell'albero del bene e del male. Essi risposero che Satana aveva detto loro di mangiarne, così l'avevano mangiato. Dio disse ad Adamo e ad Eva che dovevano lasciare il giardino di Eden, perché non potevano più viverci. Adamo ed Eva uscirono dal giardino di Eden. Adamo ed Eva lavoravano duramente per procurarsi il cibo. Diventarono vecchi, sapevano che un giorno sarebbero morti. Adamo ed Eva conoscevano il bene e il male, ebbero dei figli. Qualche volta erano felici, qualche volta erano tristi. Dio diede ad Adamo e ad Eva dei comandamenti e disse loro che dovevano pregare. Dio disse ad Adamo di offrirgli dei sacrifici. Per offrire un sacrificio, Adamo uccise un animale e lo bruciò su un altare di pietra. Un angelo venne da Adamo e gli disse che un giorno Gesù avrebbe sacrificato la sua vita per noi. Sarebbe stato il suo dono. I sacrifici aiutavano Adamo ed Eva a pensare al sacrificio di Gesù.